Ciao a tutti. Allora, come promesso, faccio un video per darvi qualche aggiornamento. Ragazzi, mi dispiace tantissimo per l'assenza. Sono 3 settimane dalla pubblicazione dell'ultimo video. In realtà era una live, però io non ho tempo. Ho poco tempo, veramente poco. Quindi ho detto faccio la skincare, faccio un video. Tra l'altro, oggi mi sono tagliata i capelli da sola. Vi dico come li ho tagliati. Praticamente ho fatto un taglio scalato, semi scalato, ho tagliato tanto così. Ho portato i capelli tutti in avanti, ho fatto la coda sulla fronte e poi ho tagliato l'ultimo pezzo. Ragazzi, stavo impazzendo, avevo i capelli troppo lunghi e peraltro devo fare il colore, ma lo farò prima di San Valentino. Perché vado a cena fuori con mio marito, facciamo una cosa da coppia. Allora, vi faccio un rapido riassunto della mia vita in questi giorni. A parte che ho un vernacolo enorme qui perché ieri ho dato una craniata allo spigolo, sono molto molto stanca perché circa 2 settimane fa, sì, più o meno. Sì, 2 settimane fa, no, di più, 3 settimane fa, ecco, ho cominciato a notare che Blizz beveva un po', Blizz è il mio chihuahua, beveva un po' troppo. Nei cani non è una cosa positiva quando bevono tanto, quindi mi sono preoccupata e ho subito avvisato la veterinaria e ho detto, guarda, forse è il caso di fare degli esami perché beve troppo. Quando un cane, beve troppo, significa tante cose, principalmente che ha un problema ai reni, al fegato o ha il diabete. Siccome Blizz è un cane sovrappeso, gravemente sovrappeso, perché è un chihuahua che pesava, adesso è dimagrito, per fortuna pesava 8 kg, era un po' fuori taglia come chihuahua. Per un cane sovrappeso tanto come Blizz, può essere rischioso e quindi l'allarme di questi 2 o 3 giorni in cui l'ho visto bere di più ha portato a una diagnosi per fortuna precoce di diabete mellito. Cos'è il diabete mellito? Diabete di tipo 2 è un diabete legato all'alimentazione. Quasi tutte le persone obese hanno il diabete mellito. C'è anche mio papà, tra parentesi, che non è gravemente obeso, ma ha un problema di sovrappeso, ecco. Il diabete mellito si cura con negli esseri umani ci sono degli insulinoidi o dei farmaci che si prendono per tenerlo sotto controllo, per gli animali si usa l'insulina. Quindi Blizz da 2 settimane sta facendo l'insulina mattina e sera. Nessun problema, sta bene, sta reagendo bene. La glicemia è ancora in fase di assestamento perché ovviamente la terapia insulinica prevede un periodo di assestamento di circa un mese. Quindi abbiamo cominciato con un dosaggio, adesso siamo saliti, ci vorrà un po'. Di conseguenza la mia vita, che era già incasinata di suo, si è incasinata ancora di più perché oltre ad avere Byron, che è epilettico, adesso ho un secondo cronico che è Blizz, che appunto è diabetico, quindi la mia vita si è incasinata, però non importa, va bene così. L'importante è che lui sta bene, sotto controllo e tutto il resto. Quindi, cosa è successo? Casini con lavori, controlavori, il giardino che alla fine dell'inverno va messo in moto, quindi va preparato il terreno per piantare le rose, per piantare le verdure, la frutta, quindi poco tempo, poco tempo. E ho anche poca voglia, parliamoci chiaramente. Ho poca voglia perché YouTube francamente mi ha stancata. Mi ha stancata. Mi piace ancora partecipare a qualche live, guardare qualche video, ma molto molto meno di prima, ho poco tempo, poca voglia.
arrivo stanca la sera, ho bisogno di riposare, di rilassarmi, di guardare cose piacevoli e quindi mi dedico ad altro. Niente di particolarmente eclatante, cioè non è successo niente di che, nessun problema grave, nessun problema serio, per fortuna, però cose che mi tolgono spazio e tempo. Adesso faccio scaldare l'acqua, mi faccio la skincare e facciamo altre due chiacchiere. Io cerco di tenervi aggiornati nella mia community. Principalmente vi posto ricette, piatti di quello che mangio, di quello che preparo, perché magari mi viene lo sghiribizzo di dire: ah, guarda, faccio vedere ai ragazzi quello che ho preparato, però niente di più, ragazzi. Niente di più, mi dovete veramente scusare perché sto trascurando quello che però di fatto per me è solo un passatempo. Perché io non guadagno con YouTube. Io non guadagno con YouTube. Infatti sto pensando di disattivare nuovamente la monetizzazione. L'avevo riattivata tipo l'anno scorso, giusto per indicizzare i video, perché fondamentalmente non ho nemmeno AdSense collegato, quindi non si guadagna niente con YouTube, parliamoci chiaramente. A meno che non abbiate grossi numeri, con YouTube non si guadagna, non si guadagna un cacchio. Anche perché adesso con le tasse, cioè, quello che si becca YouTube di tasse, ragazzi, cioè, praticamente voi pagate le tasse doppiamente, perché le dovete pagare a YouTube Italia e a YouTube America. Quindi non vale assolutamente la pena. Quindi sto pensando di disattivare la monetizzazione. Anche perché ha veramente poco senso. L'avevo attivata appunto per indicizzare i video, perché così è più facile trovarmi. Quindi l'avevo fatto per questo, ma fondamentalmente non mi serve a niente, ragazzi. Allora, cosa sto usando in questo periodo? Francamente, sempre le stesse cose. Adesso vi faccio vedere. Mi avevano mandato un olio viso da provare. Adesso ve lo faccio vedere se lo recupero, perché attualmente ho tutto qui dentro quello che sto usando, perché sto cominciando a traslocare alcune cose al piano di sopra. Quindi, siccome ancora faccio sali e scendi da qua a sopra, le cose che... ma dormo ancora giù dai miei, nell'appartamento di sotto. Le cose però, diciamo, le scorte, ecco, passatemi il termine, le tengo su. Quindi in questo momento mi sono portata il mio sacchettino con le cose che sto usando. Lo trovo? Lo trovo? L'ho trovato? Sì, l'ho trovato. Allora, questo olio della Transvital che mi hanno mandato da provare, in realtà io mi piace molto perché è molto idratante, non è pesante. Il problema, sapete qual è? È comedogeno, perché mi sono riempita di grandi di miglio che ho tolto, soprattutto in questa zona. Quindi ho smesso di usarlo, non l'ho proprio, non l'ho usato. Ho scritto la recensione, ho detto che ho smesso di usarlo proprio perché mi sono presa dei grandi di miglio e basta. Perché, ragazzi, i grandi di miglio non sono altro che piccole palline di grasso che si formano quando un prodotto è comedogeno. Evidentemente per la mia pelle quel prodotto lì non va bene, nonostante io abbia pelle secca. Quindi, poi, di cos'altro vi voglio parlare? Sto usando questi prodotti che ho quasi finito, alcuni che ho preso da Eurospin. Questi me li avevo suggeriti una mia amica, che saluto, un bacio. Devo dire che mi piacciono, soprattutto mi piace l'alfa idrossiacidi, mi piacciono moltissimo, adesso li usiamo. E poi sto provando anche questa Overnight Face Mask della Catrice. Questa è buona. Sto provando tante cose nuove, ragazzi, ma prima o poi ve ne parlerò. Non è il momento. Ho provato tante tante cose nuove in questo periodo. Boh, sono stanca.
ma forse lo notate anche dalle mie occhiaie, perché vado a letto intorno a mezzanotte e mezza, non riesco ad andare a letto prima, non gliela faccio. Vado a letto intorno a mezzanotte e mezza e vado, e mi sveglio intorno alle 7:30, 8 massimo. Io ero abituata ad andare a letto più tardi e svegliarmi più tardi, per cui sto modificando un po' la mia routine. Di conseguenza ci vuole un po' di adattamento. Però ci tenevo a fare questo video per farvi sapere che sono viva, incasinata ma viva. Guardate che botto, cioè non so se riuscite a vedere il livido che ho, raga, mi fa un male atroce. Praticamente io ieri sono andata a fare la spesa settimanale di frutta e verdura, perché io la spesa grossa la faccio ogni 2 settimane, ma ogni settimana prendo frutta e verdura, perché raga, non dura 2 settimane quella lì. Quindi, stavo sistemando la spesa. Io quando indosso gli occhiali, lateralmente ho un angolo cieco purtroppo, perché la lente non arriva al laterale, quindi mi sono abbassata, non avevo visto lo spigolo e l'ho preso in pieno. Lo spigolo del mobile dell'ingresso. Poi divento particolarmente un disastro, infatti mio marito mi ha detto: per favore stai attenta in questo periodo in cui sei particolarmente stanca, perché non vorrei doverti portare in ospedale, per quel mio successo, raga. Nei periodi in cui sono particolarmente stanca, tendo a tagliarmi, tendo a farmi male, a cadere. Per esempio, quando c'era Caramella che stava male, io dovevo curarla, avevo la testa persa perché non sapevo come sarebbe finita, poi è finita male purtroppo. Stavo tagliando le verdure. Ah, mi sono data proprio un colpo e mi sono praticamente tranciata mezzo dito. Non sono voluta andare al pronto soccorso in quel momento, però ci volevano i punti. Quindi mi ha detto mio marito: per favore, stai attenta. E diciamo che cercherò di dargli ascolto, perché quando sono veramente tanto stanca tendo a fare disastri. Quindi sto usando il contorno occhi, questo qua che avevo tra le scorte, perché li ho finiti tutti, ragazzi, tutti, tutti. Infatti dovrei fare un ordine su Yes Style, però no, non adesso. Sono veramente tanto, tanto stanca. Ah, e poi ho comprato da Lidl tipo un mese e mezzo fa, una roba del genere, quindi non li trovate più, mi dispiace. Non so se vi ricorda qualcosa questo packaging, i famosi prodotti Hello Body che vengono reclamizzati alla stessa. Questo è della CN però. Questa è una lozione, diciamo un siero al cocco della Lidl, della CN. Non è male, non è, cioè non è una cosa, la cosa più anti-age del mondo, però è molto idratante e soprattutto ha un odore di cocco meraviglioso. Io adoro il cocco. E quindi questo è quanto, ragazzi. Questo è quanto. Questo è quello che sta succedendo. Non ci, cioè, ci sono tante altre cose da dire, tante altre cose di cui parlare, però volutamente non parlo del vaccino, dei Novax, di perché basta, sono stanca veramente, sono stanca. Sono stanca, scoraggiata nel vedere quanto l'ignoranza può far danni, quanto per esempio l'altro ieri, o ieri non ricordo, no, ieri è morto un Novax. Che andava in televisione, andava a fare propaganda Novax. Io ho letto la notizia tramite la pagina Facebook di Selvaggia Lucarelli, che appunto diceva che questo Novax, che adesso non ricordo il nome, però l'avevo visto in TV diverse volte,
Questo Novax ha rifiutato l'intubazione ed è morto di Covid in terapia intensiva. Ha rifiutato l'intubazione. Quindi lui volontariamente si è ucciso, perché di fatto l'intubazione potrebbe arrivare a salvare la vita. Ovviamente, ragazzi, il Covid quando ti porta in terapia intensiva lascia dei danni molto molto seri, li lascia anche a prescindere, però quando arrivi in terapia intensiva purtroppo le speranze di sopravvivenza sono molto basse. Però ci si prova, e la cosa che fa incazzare i sanitari è questa gente che si rifiuta di farsi intubare. Perché? Perché ha le proprie idee. Ragazzi, c'è gente anche che si spara in bocca, voglio dire. È così. Questa gente ha l'idea che il Covid non esiste, che non ci si cura facendosi intubare, che ha le proprie idee, ragazzi. Ripeto, c'è gente che si spara in bocca e si ammazza, c'è gente che si droga, c'è gente che beve fino a uccidersi, c'è gente che si uccide col cibo. Quindi ognuno, ripeto, sceglie di che morte morire. Lungi da me giudicare, ognuno è libero. Però ai sanitari questa cosa fa molto male, perché una persona che rifiuta di salvarsi la vita, tentare di salvarsi la vita, vabbè. E quindi questa cosa mi fa arrabbiare. Mi fa arrabbiare perché l'ignoranza sta uccidendo più del Covid. Quindi attualmente 400 morti al giorno, quasi tutti Novax, cioè, è inutile prendersi in giro, ma è così. Il 93% di chi muore in terapia intensiva non ha il vaccino o ha un vaccino insufficiente, quindi la prima dose o la seconda dose, per cui, perché la seconda dose protegge fino a un certo punto, dopodiché serve il boost, lo hanno detto tutti. Questa concezione di il virus vi modifica il DNA non è vero. Non è vero. Questa concezione di il vaccino inoculato vi cambia il DNA. No. Il fatto che il suo strano nome mRNA messaggero è un semplice l'mRNA è un semplice battello, ecco, che traghetta questa cosa che sviluppa, che fa partire il sistema immunitario per produrre questa famosa proteina spike che protegge i polmoni e l'organismo di fatto dall'infezione da Covid. Dopodiché il vaccino in qualche giorno sparisce. Lui fa quello che deve fare, quindi dare l'input, questo mRNA appunto messaggero, quindi lancia questo messaggio, dà questo input al nostro organismo per produrre questa proteina spike, dopodiché fatto il suo lavoro, saluta e va via. Una cosa però è giusto dire, che ovviamente c'è il rischio per questo continuo e molto frequente sollecitazione al nostro sistema immunitario, però è un rischio calcolato, perché è molto più rischioso il Covid. Io personalmente del vaccino non sono spaventata, ma all'inizio ero preoccupata, devo dirlo, perché all'inizio quando l'ho fatto sentivo effetti collaterali, eventi avversi. Certo, una cosa nuova che introduci nell'organismo hai sempre un po' paura, però una volta che ho visto che la cosa più grave che ho avuto col vaccino è stato 2 giorni di febbre, che mi faccio anche con quello antinfluenzale, tra parentesi, non ho avuto problemi. Quindi sono stata contenta, ho fatto la terza dose, addirittura non ho avuto nemmeno dolore al braccio con la terza dose, perché ho fatto Pfizer, quindi sono stata contenta. Ora dice che non sarà necessaria una quarta dose, io lo spero, perché non ne posso più che altro
tutta la trafila al lab vaccinale, prenotati, fai questo, fai quello, però vedremo, vedremo. Sto leggendo tanto in questo periodo, soprattutto pubblicazioni scientifiche, articoli su Nature, sono in inglese se li volete cercare, dall'Inghilterra, studi da Israele, che sono quei paesi che sono un po' più avanti rispetto al periodo storico vaccinale, quindi sto leggendo parecchio, parecchio, parecchio. Mi fa ridere, mi fanno ridere i Novax convinti che hanno tutte le loro teorie del complotto sul siero sperimentale. No ragazzi, il vaccino non è sperimentale, non è più sperimentale già da un bel po'. Ha concluso la sperimentazione da un bel po', tanto che è stato tutto pubblicato, gli studi e tutto, quindi non credete quando vi dicono è sperimentale il siero. No raga, non è sperimentale, una bella sega, è un vaccino già sperimentato, approvato e tutto. La cosa che quando abbiamo iniziato la somministrazione, l'approvazione, quindi l'ultimo bollo è arrivato un po' dopo, ma il vaccino non era già in sperimentazione, non è un siero, non è niente, è un vaccino. Vi prego, non ascoltate questa gente che delira, vi prego. Ascoltate persone serie, seguite la dottoressa Villa, ve lo dico sempre, perché lei dà un'informazione precisa, non prende in giro, soprattutto non fa né allarmismo, ma nemmeno facile tranquillizzazione della serie Omicron è un raffreddore, perché non è così. Omicron è poco più di un raffreddore perché è vaccinato con 3 dosi, perché per chi non è vaccinato è pericoloso tanto quanto Delta. Quindi, come sempre sono finita a parlare di vaccino, ragazzi, ma perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, perché, ragazzi, parliamoci chiaramente. Io, e ve l'ho detto più volte, qui in Lombardia, in particolare a Bergamo, il colpo di martello è caduto più duro. Qui noi abbiamo visto quello che abbiamo visto. C'è un processo in corso per le morti di Bergamo, perché le morti di Bergamo sono molte di più rispetto a quelle che hanno detto, molte di più, perché c'è gente che è morta sola in casa. C'è gente che è morta prima, molto prima di febbraio 2020, perché qui in Lombardia si sentiva di, anche in particolare a Bergamo, si sentiva di polmoniti strane e sospette già da settembre 2019. Quindi il colpo di martello qui è caduto più duro. E forse sarà per questo che io sono tanto accorata, tanto incazzata, quando sento o vedo le manifestazioni dei Novax senza mascherina, che urlano il Covid non esiste, è una banale influenza. Io vorrei proprio vederle queste persone, vederle in faccia, se avessero salutato un proprio caro che sale in ambulanza e gliel'avessero restituito dentro un'urna piena di ceneri. Li vorrei proprio vedere, perché qui a Bergamo è successo questo, ragazzi. Qui a Bergamo è successo questo. Gente che ha salutato un padre, una madre, un fratello, una sorella, uno zio, una nonna. L'ha salutato che saliva in ambulanza perché non riusciva a respirare e se l'è visto restituire dentro un'urna cineraria. Quindi io per questo sono arrabbiata, sono incazzata. Per questo, non per altro. Non perché io sia una precisina che ci tiene alle cose, o una pesantona che a cui piace fare discorsi di questo tipo. Perché spero che almeno una persona rifletta, anche ascoltando me, che sono una perfetta signora nessuno in ambito. Chiudo il pippone. Non vi dico ci vediamo presto al prossimo video. Vi dico che faccio video quando ho tempo, faccio video quando ho voglia, perché YouTube non è il mio lavoro.
è solo un passatempo. Mi aggiorno con voi, vi faccio sapere, vi posto ricette tramite la community. Non vi dico aggiungetemi su Instagram perché io aggiungo solo ed esclusivamente persone che conosco, quindi persone che mi contattano e mi dicono sai sono Tizia, allora io le aggiungo, ma se mi aggiungete senza scrivermi io non vi aggiungo, perché purtroppo questo strano spicchio di YouTube è pieno di gente psicopatica. È stato con la mia mano, quindi. Per cui mi dispiace, ma non aggiungo nessuno se non conosco, perché sul mio Instagram c'è la mia vita privata, i miei cani, mio marito, la mia casa. Quindi se mi iscrivete, sono Tizia, io vi riconosco, so chi siete, avete frequentato il mio canale, allora vi aggiungo. Ma se siete un perfetto signor nessuno che non mi scrive, non mi dice chi è, la porta non ve la apro, mi dispiace. E mi hanno aggiunto centinaia di persone nell'ultimo periodo. Avrò rifiutato tipo 200 richieste. Non mi interessa, perché io non voglio crescere su Instagram, non voglio fare l'influencer, non voglio... No, no, no. Così come io tengo qui su YouTube i commenti in restrizione, perché non voglio rotture di coglioni da nessuno, scusate se dico coglioni, non voglio gente frustrata che si viene a sfogare le frustrazioni della propria vita di merda sotto i miei commenti, quindi siccome non mi interessa monetizzare, guadagnare, farmi follower, no, minimamente. Sono contenta così con le persone che mi seguono con affetto, che mi commentano con affetto, per cui io provo dell'affetto, perché siete persone che mi seguono, per cui sono contenta, con cui sono contenta di dialogare, quindi vi posto la ricetta piuttosto che il cane che faccio, lavo il cane, piuttosto che la crema che compro, insomma, dialoghiamo anche sulla community, quindi tenete d'occhio la community. Così magari vi aggiorno su cosa faccio, cosa non faccio, cosa succede, oppure lo faccio ogni tanto, tipo una volta ogni 3 settimane, un mese, con video come questo. Vi saluto, vi ringrazio, un bacio grande, ciao!